gioia accoglieremo il suo invito di fare una buona lobby nei suoi confronti, in modo che potremo confrontarci molto più spesso. Adesso abbiamo tre quarti d'ora ed è la parte finale degli interventi politici dei rappresentanti dell'associazionismo. Quindi io faccio veramente un invito, anche perché diciamo ovviamente il tempo ci già hanno parlato, c'è da rendere conclusioni politiche che possono essere espresse anche in modo sintetico e probabilmente, dato il calo fisiologico di attenzione, sarebbe anche più efficace. Quindi io do la parola secondo programma a Giambattista Melloni, che è stato già presidente delle ACLI della Lombardia. Poi a seguire Gianni Caminato di ACLI. Brevemente, perché il tema interessa tantissimo, però ci vogliono anche competenze e un'entrata di merito un po' più sostanziosa. Innanzitutto io volevo dire, siccome provenite da contesti un po' più ampi di quella del territorio lombardo, che c'è una bellissima esperienza all'Expo ed è l'esperienza della Fondazione Triduzia. Immagino che qualcuno lo possa non conoscere, ma tanti altri no. Allora, io la considero estremamente significativa alla luce dell'intervento finale dell'onorevole parlamentare Patrizia Toia, proprio perché è un'esperienza, al di là che è una cascina lombarda che resterà al termine dell'esperienza dell'Expo, quindi tra 6 mesi. E diventerà il luogo dove tutte le associazioni, il mondo della cooperazione, proprio il terzo settore, manterrà viva la presenza e si spera anche l'attenzione, non solo propria, ma capace anche di costruire collegamenti e relazioni, perché il tema del cibo, ripeto ancora, non sia semplicemente un evento consumistico, ma diventi veramente anche la sfida della nostra civiltà. In fondo, devo dire, ma grazie anche alla Fondazione Triduzia, c'è la partenza della famosa carta di Milano con tutta la richiesta praticamente perché il diritto al cibo sia iscritto all'interno dei diritti universali. Voi sapete, la carta di Milano verrà sottoscritta e fatta firmare da tutti i paesi presenti e può diventare realmente un diverso modo di interpretare probabilmente questo tempo. Vado proprio in somma sintesi, però ad evidenziare un aspetto che come ACLI ci sentiamo invitati a prendere in considerazione e ci rivolgiamo alla nostra associazione che ha nel consumismo un elemento cardine e che io spero sempre di più faccia crescere sulla cultura del consumismo critico e solidale, faccia crescere anche l'associazione. E volevo dire che siamo proprio nel merito e nel mezzo di un cambiamento di quella che è in sostanza la cifra del tempo presente. Voglio dire, ci stiamo e dobbiamo rendere conto che probabilmente dopo la crisi la globalizzazione ce l'abbiamo in casa e c'è una forte riflessione, mi sembra che sia poi la tensione di tutti gli interventi precedentemente. Allora, non si può ragionare e valorizzare semplicemente la dimensione che l'economia e la politica rimangono sempre in una direzione di gioco a somma zero. Gioco a somma zero significa che qualsiasi pattuizione, qualsiasi azione viene fatta in questo momento, uno perde e l'altro vince. Ma ci dobbiamo rendere conto che il problema della globalizzazione e il gioco che in questo momento è in corso, dal punto di vista delle scoperte tecnologiche, dal punto di vista anche
del fatto che ormai sempre più la nostra, il nostro mondo è una casa vicina a tutti. Allora il gioco a somma zero rischia realmente di mettere in difficoltà e di penalizzare, e non è più conveniente nemmeno per chi vince, perché tu non stai assolutamente migliorando e qualificando questa terra. Io penso che chi ha avvertito con più qualità e ce lo sta costantemente dicendo è Papa Francesco. Allora, o c'è veramente un paradigma di civiltà nuovo che va interpretato in forme nuove, diversamente rischiamo di implodere e non ci saranno i ricchi che possono fare a meno del resto della popolazione. E in questo senso ho apprezzato tantissimo l'intervento introduttivo del Presidente Di Pravieri, perché la cultura dello scarto, perché questo, in questo momento la civiltà non ha più nemmeno, non avverte nemmeno più il tema della disuguaglianza. In questo momento tanta parte della terra, delle persone che abitano tanta parte della terra, non ci sono più, non sono considerate. Cioè, nel senso che non esistono nella riflessione, ma non è più tempo. Probabilmente con la crisi sempre di più i paesi in via di sviluppo si affacciano con le loro esigenze e stanno ponendo sicuramente un nuovo modo e un nuovo paradigma. E vado velocemente, continuiamo a parlare di questo nuovo umanesimo, a partire dal consumo critico, a partire da stili nuovi, probabilmente dobbiamo avere il coraggio di intraprenderlo. L'Evangelio di Gaudio, volevo citare praticamente tutti i vari riferimenti contro questa cultura dello scarto, contro questa incapacità di sapere cogliere che se non esiste una comunità di destino, cioè se non facciamo veramente un'esperienza dove la conoscenza dei volti e quindi anche i soggetti che stanno in questo momento fuori da quello che la comunicazione si rende diventano determinati per costruire una nuova civiltà, rischiamo realmente di implodere. E quindi vado al termine dicendo, per costruire una comunità di destino ci vuole un'unità nel molteplice. Allora l'invito è che quindi anche quando si parla di OGM, si parla di tutti questi aspetti, è sì importante essere molto avvertiti, ma dovremmo necessariamente andare a confrontarci e a mettere insieme tante sensibilità per ricavare questa unità che, ripeto ancora, è un nuovo umanesimo fatto di una coscienza e conoscenza dei volti degli altri. Sto ripetendo frasi che Papa Francesco costantemente ci somministra, però guardate veramente, è una scommessa che se non sappiamo accogliere rischiamo veramente, ripeto, che i pochi tra poco si autodistruggeranno. Quindi auguro per vostro lavoro.